Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 5 dicembre. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Diciamo che il salva stanti diventa ancora il titolo dei principali giornali, anche se io vorrei partire sulla questione Ilva e sulla questione Unicredit e tra poco ve ne parlerò. Buongiorno a Gerardo, che vedo che si è collegato, a tanti altri che si collegano ora su Instagram. Su salva stati l'idea è che ci possa essere più tempo per le modifiche. In realtà è difficile capire quello che hanno deciso in Europa, i presidenti dell'Eurogruppo, non si riesce a capire neanche chi debba decidere, il MES non si cambia, dicono alcuni, altri dicono che c'è più tempo, altri dicono che si possono fare delle trattative, come dice il governatore della Banca d'Italia Visco, sull'unione bancaria. Insomma, è un grandissimo casino. Oggi il pezzo che vi segnalo sul salva stati è quello del professor Ricolfi sul Messaggero. Il trattato, e la domanda dice, il trattato è pericoloso per l'Italia? Questa è l'unica domanda che ci si deve fare, e Ricolfi risponde, Ricolfi, toc toc, non Salvini, toc toc, non la Meloni, non dei pericolosi sovranisti, Ricolfi, professore Ricolfi dice, il trattato è pericoloso per l'Italia e aumenta il rischio di crisi finanziaria. Volete che ve lo rileggo? Il trattato è pericoloso per l'Italia e aumenta il rischio di crisi finanziaria. A sminuire, dice Ricolfi, ancora a sminuire il peso dei rischi che questo trattato comporterà per l'Italia, sono soltanto, dice, continua Ricolfi, il ministro Tria, che l'ha trattato, e io dico e aggiungo, probabilmente l'ho anche migliorato rispetto alle originarie intenzioni, e il ministro Gualtieri, che ha ereditato la patata bollente. Buongiorno a Sandona di Piave, vedo Nella che mi scrive, ci siamo visti l'altro giorno. Un'altra questione su questo trattato è molto interessante e la tira fuori Bekis oggi sul Tempo, perché dice che ha incontrato a un convegno Moavero ieri, l'ex ministro degli esteri del governo giallo-verde con Conte e con Salvini, e ha chiesto, caro ministro degli esteri Moavero, ma ti ricordi tutte le 26 volte di cui si è parlato di questo trattato MES di cui ha parlato anche Conte in aula facendo vedere, vi ricordate tutti quei faldoni, quante volte ne ho parlato e voi siete dei cazzoni che non ve ne siete resi conto? Il ministro Moavero dice a Bekis, guardate che Conte l'ha più o meno nominato il MES, ma averne parlato approfonditamente è un'altra questione e non è mai avvenuto. Chiaro? Il ministro Moavero, quello che piace agli europeisti peraltro, anche lui come Ricolfi, non è un pericoloso oltranzista, è semplicemente uno che dice, guardate che del MES noi nel passato governo di fatto non ne abbiamo parlato. Altra grande questione di giornata è l'Ilva, perché quei cattivi degli indiani vogliono licenziare 4.700 persone. Ovviamente questa roba qui i sindacati non la possono accettare, e anche Patuanelli oggi intervistato dal Foglio Quotidiano, che parla addirittura che dobbiamo cambiare come si produce l'energia elettrica, come si produce l'acciaio, dobbiamo arrivare all'idrogeno, insomma tutte stronzate, perché nei prossimi 6 mesi l'idrogeno ce l'abbiamo soltanto quello dei palloncini, perché in realtà oggi di idrogeno non ce n'è e non è possibile averlo. Quello che c'è, ci sono 5.000 licenziamenti, anzi 4.800 come questioni giornali, oltre 2.000 che sono già in cassa integrazione. Allora io vi chiedo, voi mi spiegate, io voglio sapere da voi che mi seguite, Luca, Max, Sandro, Fioravanti, Tiziana, tutti voi mi state seguendo da tanto tempo, ci sono tante persone che mi seguono, per quale motivo al mondo 4.800 licenziamenti fatti dagli indiani dell'Ilva in un settore che sta perdendo soldi maturo come quello dell'acciaio e che peraltro questi non vogliono, è la prima pagina di tutti i giornali e non si fa altro che parlare di questo, e il fatto che 2 giorni fa l'amministratore delegato toc toc dell'Unicredit, vedete le pubblicità su tutti i giornali, ripeto, vedete le pubblicità su tutti i giornali, l'amministratore delegato di Unicredit, Mustier, un francese tosto che viene dalle banche d'affari e che dice licenzio 5.000 dipendenti di Unicredit, la prima banca italiana, così era nel passato, ecco, questi licenziamenti di Unicredit non se li caga nessuno, 400 della Whirlpool, prime pagine di tutti i giornali, 5.000 per mesi, 5.000 licenziamenti di Mittal,
prime pagine da un mese dei giornali, la questione nazionale, giusto che lo sia. Mustier va a Londra a fare il piano industriale, dice che licenzia 5.000 persone, tutti zitti e muti. No, ma me lo dovete spiegare, io lo voglio capire, ma perché il bancario non vale un cazzo? Perché il licenziamento del bancario vale zero e il licenziamento dell'operaio di Taranto vale tutta l'attenzione dei nostri giornali? Ma semplicemente per coerenza, io non voglio fare una categoria chi vale di più e chi vale di meno, sto semplicemente dicendo che noi non ci stiamo occupando del fatto che usciranno 5.000 persone dalla banca, dove l'ultimo a essere uscito è uscito con decine di milioni di euro perché ce l'ha spiegato che era la più grande e più bella banca italiana. E nel frattempo c'è un'altra banca, San Paolo Intesa, che mi sembra invece che i licenziamenti non ne faccia neanche uno. O no? Chi se ne fotte dei bancari? Sono ricchi, dice Angelo. Ecco, questo è il concetto. Drammaticamente questo è il concetto. Io spero che sia ironico quello che dice, ma temo che questo sia il drammatico concetto. Sulla prescrizione, lite bestiale ancora nell'interno del governo, perché qua dal 1 gennaio questa cavolo di legge sulla prescrizione è una roba mostruosa, perché ci sarà, e questa legge voluta dal governo 5 Stelle insieme al governo della Lega, cara toc toc, ministro buongiorno, perché l'avete votata? Ministro buongiorno, perché avete votato l'entrata della prescrizione dal 1 gennaio? E lo sapete, perché tutti noi ve lo dicevamo che era una stupidaggine farla passare. Ma comunque, su questa roba oggi litigano tutti. Minzolini in un retroscena del Corriere del Giornale oggi ci spiega che anche Renzi a questo punto si sarebbe un po' staccato, chissà, io non ci credo che voglia andare alle elezioni. Nel frattempo, mentre noi qua stiamo parlando di queste cose, cosa succede? Ce lo ricorda Macioce sul giornale. I commissari europei, una volta che è stata eletta la commissione, si mettono tutti vicini l'uno all'altro, azzeccati l'uno all'altro, e cantano «Oh bella ciao!». Allora, ma da che cosa devono resistere? Si chiede Macioce. La resistenza di cosa? Devono fare Timmerman, o come diavolo si chiama, il Conte Gentiloni? Di che si devono occupare? Da che cosa devono resistere i signori commissari europei che stanno lì in un ruolo di così grande prestigio e retribuzione e ruolo e standing e potere? Ma di che cosa devono, a cosa devono resistere? La roba pazzesca, è il filo rosso che lega, se voi ci pensate, Gentiloni alle sardine, Gentiloni alle sardine, e le sardine all'antisovranismo, straordinario. Nel frattempo l'unico che non considera uno scandalo il fatto che il Presidente del Consiglio Conte sia diventato professore universitario nel 2002 e a fare Presidente della Commissione che giudicava la sua idoneità e Guido Alpa, col quale andavano da braccetto d'amore d'accordo, facevano le parcelle insieme, avevano fatto precedentemente al 2002 una proposta insieme, stavano nello stesso ufficio e hanno collaborato per anni, l'unico a non stupirsene è il principe dei giustizialisti, è il pintacuda del giornalismo italiano, Travaglio. Per molto di meno avrebbe dato calci a destra e manca, ma su Conte lui oggi riesce a scrivere: fallito miseramente l'ennesimo tentativo delle Iene di sbugiardare il premier Conte. Beh, insomma, Zurlo sul giornale oggi dice fallito miseramente, andate a vedere cosa ne pensano gli avvocati di questa roba qua e vedrete che non è che sono tutti dell'idea che sia di buon gusto che il presidente della commissione che ti giudica è anche il tuo amichetto di studio. Ma comunque ne abbiamo viste di peggio e su questo non ci sono dubbi. Io difatti sono per essere tollerante con Conte, ma super tollerante con Conte su questa roba qua, per il semplice motivo che è l'Italia, diciamo, un po' facilona, che abbiamo visto tante altre volte. Mi stupisco solo di quelli che quell'Italia facilona la denunciano sempre, come Travaglio, che in questo caso non se ne accorgano. Reddito di cittadinanza ci ricorda l'Italia oggi, di oggi appunto, che c'è stata una semplificazione, e viva Dio, ma in questo caso la semplificazione è per ricevere il reddito di cittadinanza da parte degli extracomunitari, le cui certificazioni delle proprietà e dei redditi che hanno nei loro paesi di origini sarà semplificata. Bene, più semplificazioni per tutti, io mi auguro, non solo per ottenere i soldi del reddito di cittadinanza. Nel frattempo Trump dice
La stampa bacchetta Conte sulle telefonia perché dice: ragazzi, voi il 5G non ve lo potete far fare dai cinesi, non potete far fare da Huawei e da altre società che portano tecnologie cinesi in Italia. Beh, insomma, in questo caso secondo me Conte risponde bene, non ne abbiamo parlato e va bene, e poi Roma non decide le questioni sulla sua politica industriale con l'America. Spero che a questa dura presa di posizione di Conte, almeno così riportano alcuni giornali, tra cui la stampa, ne conseguono i fatti. Cioè, possiamo più o meno decidere di fare affari con i cinesi, ma lo diciamo per affari nostri, non perché ce lo spiega Trump, insolentito ieri dagli altri ministri presidenti del Consiglio. Su questo c'ha ragione Gramellini, diteglielo faccia. Non è che siete dei giornalistini come me, dice Gramellini, come me, che possiamo fare i fenomeni con i nostri elzeviri. Voi siete Macron, fate finta di fare gli statisti mondiali e poi prendete per il culo Trump dietro alle spalle. Se volete prenderlo per il culo per i suoi ritardi, le sue conferenze stampe, potete anche dirglielo in faccia, posto che non siete gli ultimi arrivati. Questa sera non siate gli ultimi ad arrivare alla presentazione delle tasse invisibili. Questo è il miglior regalo di Natale! Le tasse invisibili, quarta ristampa, sono a Verona a presentarlo, venite numerosi, Verona, questa sera alle, dalle 18.30 in poi, sui miei social vedrete esattamente qual è il luogo in cui ci vediamo questa sera per presentare le tasse invisibili, l'inganno di Stato che toglie a tutti per dare a pochi. Ciao! Chiudiamo Instagram.